ogni volta che stavi con lei si ricostituiva una famiglia. Lei stessa diceva di essere un'attrice casalinga perché si era preparata da sola, aveva studiato in casa, bocciata all'Accademia, bocciata dappertutto, l'Oscar della bocciatura, diceva di se stessa. Aveva imparato a recitare aprendo i cassetti, spingendo sul diaframma. Amava le case, amava infatti fare la televisione perché entrava nelle case. Quando eravamo in tournée con lei, se qualcuno ci invitava a cena a casa propria, lei era felicissima. Lascia un'umanità incredibile, lascia questa monumentalità, un'attrice che ha davvero scardinato, rivoluzionato la recitazione, un po' come Carmelo Bene al maschile, e lascia questo senso di libertà e forse in qualche maniera lei riusciva a sconfiggere l'idea della morte, avendo convissuto con questa malattia per tanti tanti anni, andava in scena e diventava una guerriera incredibile. È una persona che muore ma lascia tanto, perché c'ha dei videolibri, c'ha dei film, c'ha delle registrazioni teatrali, c'ha dei libri, quindi ha lasciato tantissimo e questa è una gioia per noi perché possiamo continuare ad ascoltarla, a guardarla, a vederla e a leggerla. E credo che la sua complessità e la sua intelligenza, la sua sapienza vengano fuori proprio da tutte queste attività che lei ha fatto e sempre con originalità, senza mai affidarsi o cedere ai conformismi e alle mode.